Ciao, oggi voglio mostrarti un esercizio a mio avviso molto utile per mantenerti in forma con le scale. Se sei a un livello che hai studiato le scale in tutte le tonalità, hai studiato tutte le tipologie di scale, maggiori, minore armoniche, doriche, misolidi, tutti i modi, eccetera, e non sai come mantenerle perché magari in un certo periodo stai suonando alcuni brani che utilizzano alcune scale piuttosto che altre, questo è un buon esercizio che richiede, a mio avviso, non troppo tempo, se così vogliamo dire, e che però ti dà moltissimi risultati per quanto riguarda il mantenimento del materiale musicale che magari in quel periodo non stai utilizzando. Si tratta di suonare queste scale dall'inizio della tastiera fino in fondo, cercando però di non pensare, o meglio ancora, di cambiare o di non seguire i tracciati dei box. Questo fa sì che il nostro cervello rimanga sempre in attivo e non si focalizzi solamente sulle posizioni. Questo è molto importante per pensare e fissare nella nostra mente dei tracciati anche alternativi. Facciamo la scala di Fa maggiore e quindi senza seguire i box io faccio questo. Come hai visto, io ho iniziato partendo da una posizione, quindi dall'inizio della tastiera, ho suonato seguendo un certo tipo di tracciato. Se fatto caso, io al ritorno, ad esempio, ho utilizzato solamente il dito indice proprio perché volevo scardinare un po' il discorso dei box, alternando scale diverse. E considera che questo è un esercizio che non devi stare tanto a pensare se tecnicamente stai facendo bene o male, ci possono stare anche degli errori. L'importante è che tu, quando stai suonando, non segui un tracciato che hai studiato in passato, ovvero i cosiddetti box. Quindi devi provare a fare dei tracciati alternativi. Quindi adesso farò la scala di Fa maggiore, quindi la rifarò. Non ti devi preoccupare del tempo, senza metronomo. Scala di Fa minore naturale. Adesso scala di Fa minore melodico. Scala di Fa minore armonico. Scala diminuita tono semitono. Scala diminuita semitono tono. Scala esatonale, whole tone o scala toni interi.
Se questi esercizi ti sono piaciuti, se anche tu fai una cosa del genere o fai degli esercizi diversi da questi ma che ti aiutano a sviluppare la conoscenza e a mantenere le scale sempre in forma, ti invito a scriverlo nei commenti sotto questo video e se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un like e a iscriverti al canale. Ciao, ci vediamo presto.